Seconda seduta in consiglio regionale per il neoeletto governatore Donato Toma. Diversi gli argomenti all'ordine del giorno, in cima lavoro e sanità. Chiusa dai carabinieri del NAS un'industria produttrice di pane e biscotti nell'area matesina. Sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. A grande richiesta è tornato in scena all'insegna della solidarietà al Teatro Savoia di Campobasso il musical Apri il cuore, tratto dal celebre film Sister Act. Ad Agropoli in Campania il Vasto Girardi è sconfitto 2-1 ai tempi supplementari nella fine del ritorno dei play-off per l'accesso in Serie D. Buongiorno, ben ritrovati con l'appuntamento dell'informazione di TLT. Oggi la seconda seduta del Consiglio regionale dell'era del governatore Donato Toma. Il Presidente ha illustrato il programma di governo ed elencato tutte le priorità. Fondi europei, lavoro e infrastrutture, ambiente sono solo alcuni dei temi affrontati. Vediamo. Una relazione di quasi due ore con la quale il governatore del Molise, Donato Toma, ha annunciato il programma di governo della sua giunta e della maggioranza di centrodestra. Numerosi temi affrontati nel corso della seduta mattutina, fondi europei, lavoro, infrastrutture, turismo, cultura, agricoltura e ambiente. Toma ha dimostrato di avere le idee chiare, non ha lesinato critiche alla precedente amministrazione, in particolare in relazione a tre temi prioritari: capacità di spesa dei fondi europei, isolamento infrastrutturale e agricoltura. Ereditiamo un POR con un bassissimo livello di spesa dei fondi. Occorre, ha dichiarato Toma, velocizzare la spesa per evitare di incorrere nel disimpegno della stessa e dare risposte certe alle imprese e ai cittadini. Sul lavoro Toma è partito da una premessa: quasi la metà dei molisani che hanno perso un'occupazione la ritrova solo in altre regioni. Circa 27.000 molisani se ne sono andati negli ultimi 5 anni. C'è tantissimo lavoro da fare in tempi strettissimi. Occorre, ha continuato il Presidente, adottare azioni decise a partire dai programmi già in regime di attuazione, come ad esempio il Patto per il Molise, sul quale, ha continuato, si registrano ritardi certificati nell'avanzamento della spesa su misure strategiche come il sostegno all'imprenditoria. Toma ha fatto ampio riferimento al tema della concertazione. Saremo presenti, ha detto, su tutti i tavoli nazionali ed europei per difendere gli interessi della nostra regione. Lavoreremo per favorire il rilancio delle imprese, potenziare le infrastrutture, combattere il dissesto idrogeologico, in una parola, per creare nuove opportunità di lavoro. Le linee programmatiche sono fondamentali perché quando ci si imbarca e si parte con la nave bisogna sapere dove si va, quindi bisogna tracciare la rotta, bisogna discutere anche con gli interlocutori su questa rotta, eventualmente la rotta può essere aggiustata. Il lavoro della Giunta sarà quello di far sì che partano infrastrutture, che i fondi europei siano impiegati, che il turismo sia valorizzato, che la sanità abbia livelli di efficienza al top, che siano stabilizzati i lavoratori precari, perché tutto questo significa nuovo lavoro. I fondi ci sono, abbiamo qualche problema sul cofinanziamento, perché chiaramente per attivare dei fondi europei c'è anche una parte di cofinanziamento, è quella parte che dobbiamo trovare. Sul Parco del Matese si corre contro il tempo? Sul Parco del Matese corriamo effettivamente contro il tempo, io sono molto preoccupato, ma però cercheremo di ottenere eventualmente delle proroghe. E proprio il Presidente Donato Toma ha illustrato durante la seduta odierna alcune problematiche da risolvere all'entrata della sua nuova amministrazione, ma è sulla sanità che Toma ha segnato una profonda inversione di tendenza rispetto alla precedente legislatura, dicendo occorre garantire il rispetto dei diritti inalienabili garantiti dalla Costituzione, a partire dalla salute e dal diritto ad essere curati. E torniamo a parlare invece dell'impianto di compostaggio rifiuti a Sassinolo per Legambiente, però l'iter desta qualche perplessità. Sentiamo.
Ci sarebbero alcune ombre e perplessità sull'impianto di compostaggio rifiuti che dovrebbe essere realizzato a Sassinoro al confine con il Molise. Ad evidenziare tali problematiche i comitati regionali di Legambiente, Molise e Campania, che ribadiscono l'importanza della realizzazione di queste tipologie di impianti per far fronte alla procedura di infrazione comunitaria, ponendo però le condizioni per sgravare i cittadini da maggiori costi derivanti dal trasferimento fuori regione, ma nello stesso tempo evidenziando alcune criticità, come il non rispetto per il criterio di prossimità, per cui sarebbe necessario far percorrere ai rifiuti organici notevoli distanze dai luoghi di produzione. Futura realizzazione di un altro impianto di compostaggio a Casalduni, vicino a Sassinoro, che coprirà il fabbisogno relativo allo smaltimento dei rifiuti organici nella provincia di Benevento, e l'assenza nel progetto preliminare di un'analisi che menzioni l'alto livello di sismicità dell'area di relazione geologica. Fatte queste precisazioni, Legambiente Molise, come già fatto in passato, non può non sottolineare l'importanza della realizzazione in Campania di queste tipologie di impianti. Tuttavia, in occasione dell'incontro, l'associazione ha invitato anche l'amministrazione comunale ad attivarsi per le procedure di adesione al Neo Istituto Parco Nazionale del Molise. E perde la vita tra la provinciale che collega i paesi di Filignano e Montaquila. Si tratta di un anziano di 79 anni. La sua auto, una Renault, è stata trovata dai soccorritori in una scarpata. L'utilitaria è stata recuperata dai vigili del fuoco del comando di Isernia dal dirupo in cui era terminata. E Maria Luisa Forte è ufficialmente il nuovo provveditore per l'ufficio scolastico del Molise. Il dirigente prende il posto in provincia di Campobasso di Giuseppe Colombo. Maria Luisa Forte ha riscoperto il ruolo di dirigente scolastico dell'Istituto Superiore, Pertini Montini Cuoco del capoluogo, ed attualmente è vicepresidente della Fondazione Demos. Atti vandalici negli istituti scolastici del Molise questa notte, raid nella sede Nicola Scarano di Campobasso, muri imbrattati e aule sottosopra. Vediamo. Torna l'incubo degli atti vandalici all'interno degli istituti scolastici del territorio, questa volta ad essere presa di mira la nuovissima scuola primaria Nicola Scarano, ex via Crispi di via Sant'Antonio dei Lazzari, dove degli ignoti si sono introdotti, probabilmente nel cuore della notte, attraverso l'ingresso adiacente alla scuola Colozza, ed hanno imbrattato diverse aule locali con la schiuma degli estintori. A fare la spiacevole scoperta è il personale della scuola questa mattina, alla normale riapertura del lunedì. La dirigente scolastica Angelica Tirone non ha potuto fare altro che rimandare i bambini a casa per consentire la pulizia dei locali della scuola, che riprenderà le attività didattiche nella giornata di domani. Non si tratta di un primo ed isolato episodio, questo, e da tempo si sta cercando una soluzione per mettere al sicuro le scuole della zona. Siamo quasi alla chiusura dell'anno scolastico, ma a quanto pare questo non ha fermato i vandali dal compiere un nuovo inaspettato gesto contro le sedi scolastiche. Gravi carenze igienico-sanitarie, chiusa un'industria di panificazione e biscottificio nell'area matesina. A seguito dei controlli effettuati presso ristoranti del capoluogo e della costa, il NAS ha segnalato anche 7 ristoranti per violazioni attinenti alla sicurezza dei luoghi di lavoro, per frode in commercio, per la detenzione di circa 150 chilometraggi di alimenti vari, soprattutto carne e pesce, in cattivo stato di conservazione. Ed arrestato un 60enne isernino con a carico precedenti per furto, danneggiamento, violenza priva e reati contro la famiglia, che è stato sottoposto a detenzione domiciliare. Sempre ad Isernia, 2 giovani dovranno invece rispondere di detenzione illegale di stupefacenti, poiché trovati in possesso di dosi di eroina e marijuana. A Venafro invece è stato denunciato per furto aggravato un 20enne riconosciuto responsabile del furto avvenuto alcune notti fa all'interno dell'ospedale del Santissimo Rosario. Anche per quest'anno il gruppo teatrale Le Matite Spuntate e l'associazione Cuore Non Mente hanno riproposto lo spettacolo Apri il Cuore, opera tratta dal celebre film Sister Act, musica, canto e ballo all'insegna della solidarietà. Vediamo. Dimmi che non ti dirà.
L'associazione Cuore non mente, la compagnia Le Matite Spuntate insieme all'Unitalsi hanno ripresentato a grande richiesta il musical Apri il cuore, opera artistica liberamente tratta dal film Sister Act, andata in scena al Teatro Savoia di Campobasso. Un musical coinvolgente e allegro che ha interessato moltissimi appassionati del teatro e non. Obiettivo del lavoro non solo il divertimento e l'amore per l'arte, ma anche la solidarietà. L'incasso dello scorso anno, ricordiamo che pochi giorni fa, ha portato la città capoluogo all'arrivo di un nuovo defibrillatore installato all'interno di una cabina lungo Corso Vittorio Emanuele II. Un'iniziativa utile, quella che l'amministrazione di Palazzo San Giorgio ha inteso portare avanti dopo la donazione fattagli proprio dal gruppo Cuore non mente, che ha raccolto il denaro necessario proprio con il ricavato delle vendite dei biglietti del 2017. E dopo l'interesse del lavoro precedente, anche ora si è voluto continuare a perseguire tale obiettivo. Allora, l'Unitalsi è nata nel 1903 ed è ormai sistemata su tutto il territorio nazionale e cioè in ogni regione. La nostra regione le proprie sedi a Campobasso, Trivento, Isernia e Larino. È nata per accompagnare i pellegrini nei santuari mariani italiani ed internazionali. Ormai da decenni si occupa di essere accanto delle persone in difficoltà sul territorio, quindi attraverso case famiglia, attività di accompagnamento e di sostegno alle persone che vivono nella quotidianità sofferenze fisiche e psicologiche. Si sono conclusi invece ieri con il rientro del busto di San Pardo in cattedrale i festeggiamenti della comunità di in onore del santo protettore della cittadina frentana e della diocesi di Termoli-Larino. Quest'anno ha preso parte ai festeggiamenti anche il segretario della Conferenza Episcopale Italiana, Nunzio Galantino, che ha celebrato la messa insieme al vescovo Gianfranco De Luca. L'alto prelato si è detto emozionato dalla bellezza dei 130 carri in processione e dall'impegno delle famiglie dei carrieri. La musica italiana tra tradizione e folklore, il titolo del convegno concerto organizzato dall'Istituto Comprensivo Pilla di Venafro come manifestazione conclusiva del progetto extracurriculare Gli strumenti popolari della tradizione molisana, rivolta agli alunni della sezione musicale. L'evento si terrà venerdì 1 giugno alle 17:30 all'Auditorium Unità d'Italia di Isernia. E l'appuntamento con Ti racconto un libro è con Diego De Silvia e Guido Catalano in programma per domani alle ore 18:30 nel Circolo Sannitico di Campobasso. Durante l'evento di presentazione sarà proprio presentato il testo Superficie. Passiamo adesso alle previsioni del meteo. Clima caldo e soleggiato. Dalla sera nuvolosità parziale. Le temperature sono comprese tra i 18 gradi di Campobasso e la massima di 28 gradi a Isernia. Ventilazione debole variabile. Poco mosso il mare Adriatico. Sulla regione domattina saranno presenti corpi nuvolosi. Valori climatici stazionari. Ventilazione meridionale. Positivo a conclusione dei 10 giorni dei campionati nazionali universitari organizzati dall'Ateneo Molisano. 2000 sono stati gli atleti giunti dai 68 Atenei d'Italia, 16 le discipline e 11 i comuni coinvolti. 10 giorni intensi all'insegna dell'incontro, dell'amicizia, della gioia, del sano agonismo, elementi che solo lo sport è in grado di incentivare e promuovere. Si sono conclusi con un bilancio positivo i campionati nazionali universitari organizzati dall'Ateneo del Molise e dal CUS Molise con il sostegno dell'amministrazione regionale.
2.000 gli atleti impegnati nelle 16 discipline in calendario, 11 i comuni molisani teatro delle varie attività sportive. Da Campobasso, Isernia, Termoli, fino ai centri delle aree interne come Agnone. Premiato l'impegno del comitato organizzatore nell'aver saputo accogliere i numerosi atleti e dirigenti arrivati da 51 CUS afferenti e 68 Atenei d'Italia. Un'esperienza che ha contribuito a far conoscere il Molise e le sue eccellenze, con ricadute positive sull'economia del territorio. Il CUS Molise è risultato leader nel medagliere con la conquista di 2 argenti, 2 bronzi e ben 80 sorrisi. Quelli degli studenti di scienze motorie dell'Università Molisana impiegati come volontari sui campi di gara. La bellezza del CNU, dichiarano con soddisfazione dal CUS, sarà più di un ricordo indelebile per loro e per il Molise, perché la vera bellezza non invecchia, ma lascia il segno nella memoria collettiva, seminando voglia di crescere nel presente e soprattutto nel futuro. Ad Agropoli termina la corsa del Vasto Girardi per accedere alla Serie D attraverso gli spareggi nazionali per le formazioni di eccellenza. La squadra salernitana supera i supplementari molisani 2-1, Campani in vantaggio. Ad inizio ripresa con Capozzoli, il Vasto Girardi trova il pari con Dauanno. Nel secondo supplementare è Apicella a segnare la rete della qualificazione per l'Agropoli. Con una rete per tempo, il Trivento batte a domicilio il Campobasso Calcio nella semifinale per l'accesso in promozione. Domenica prossima, sfida decisiva contro la Maronea. Vediamo. Il Trivento raggiunge la finale playoff nel girone B di prima categoria, pur in formazione ampiamente rimaneggiata. I gialloblu ottengono il pass sul Campobasso Calcio grazie alla stoccata di Nicola Di Blasio dopo 6 giri di lancette, sulla quale nulla può l'estremo ospite natale. La formazione del capoluogo colpita a freddo ha comunque una reazione immediata. Il portiere di casa Mastroiacovo cala la saracinesca e mantiene inviolata la sua porta. Attorno alla mezz'ora si rivede l'attaccante Di Blasio con una conclusione dalla distanza indirizzata all'angolo. Nella ripresa i ragazzi di Mister Delibero aumentano i giri del motore. La partita si gioca nella metà campo del Trivento, ma manca il guizzo decisivo Azzullo e compagni. A 10 dal termine i locali vanno al raddoppio, calcio piazzato col mancino di Scarano, sulla spizzata in area di Donatone e Vanga che infila la sua porta. Il Campobasso Calcio torna a correre sulle corsie esterne, Santoro di testa dinanzi a Mastroiacovo fallisce la rete che avrebbe potuto riaprire l'incontro. Nei minuti conclusivi il Trivento perde per cartellino rosso il difensore Amore, ma il risultato ormai è acquisito senza particolari patemi. Domenica prossima si torna a giocare al Comunale, a sfidare i gialloblu nell'atto finale del torneo ci sarà una agguerrita Maronea. Fortunatamente ci troviamo questo paracadute, diciamo, dei playoff e proviamo a giocarle. Oggi è andata bene a livello di risultato, un po' meno secondo me a livello di gioco, però eravamo molto rimaneggiati, se basta vedere la panchina eravamo solo in 12. Però prendiamo per buono il risultato e ci giochiamo quest'altra finale dopo quella di domenica scorsa con l'Agnone. Con la Maronea che partita prevedi, visto che è una squadra formata molto di giovani e ha fatto una seconda parte di campionato tra le migliori in assoluto, molti risultati positivi? Sì, infatti ci abbiamo perso anche noi a Maronea 1-0, all'andata finì 1-1, comunque abbiamo pareggiato in extremis. È una squadra con cui noi siamo andati in difficoltà sia all'andata che al ritorno, perché è una squadra formata da tutti i ragazzi bravi, che molto allenati, ben allenati dal mister, e diciamo che è stata una delle poche squadre che ci ha messo in difficoltà anche a livello del gioco. Però dopo un'andata e un ritorno, diciamo, ragionando col mister, cerchiamo di capire un po' i punti più importanti loro per vedere di giocarci bene questa partita. Quali sono invece i vostri punti critici di difficoltà in questo momento della stagione? Punti critici, dopo non ti nascondo che domenica è stata una mazzata a livello psicologico, anche perché da come è venuta abbiamo preso gol al 43esimo,
un rigore nettissimo al 92esimo che non ci ha dato, che si vede bene anche dalle immagini, quindi non era facile rialzare la testa e giocarsi quest'altra partita. Infatti più di qualcuno in settimana l'ho visto abbastanza scarico. Noi un po' più anziani abbiamo cercato, ecco, di tirare almeno un po' sul morale, e per adesso il risultato ci ha dato ragione. Nella disciplina del karate, Cusso Molisi ha conquistato la medaglia d'argento con Lisa Sandonnini, giunta seconda alla sola alle spalle della napoletana Giulia Semeraro. Un risultato di prestigio per la giovane universitaria molisana, la sua prima apparizione in una competizione nazionale. Al terzo posto sul podio appaiate le atleti Boronieri e Pecirep. E il Cus Napoli si aggiudica il podio maschile singolare e doppio del tennis tavolo nelle finali disputate al Palafrentanum. Si tratta della Coppa Universitaria partenopea di Marino Massarelli, al terzo posto ex aequo Perugia e Udine. E Lorena Ziccardi si conferma anche nel paraciclismo come una delle migliori atlete del nostro paese. A Francavilla al Mare, la particolare della società della maglia Team Campobasso, infatti ha bissato la vittoria della maglia tricolore nella Corno conquistata lo scorso anno. Con questo è tutto, l'informazione di TLT termina qui, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.